Insonnia, seconda parte. Tendo il braccio e tiro la maniglia verso di me come se fossi un automa. Mi dico di continuo: adesso vai, ma non vado. I miei piedi sono piantati, fermi e rigidi a terra come se avessi paura. La cosa strana è che non provo alcuna emozione. Mi sento come liberato da un grande peso e l'unica percezione di essere vivo è l'aria che entra ed esce dai miei polmoni con ritmo regolare. Poi la vedo. Tra quelle figure c'è una donna che girovaga tristemente per lo spiazzo tra i lampioni. Con il suo incedere, il lungo vestito sfiora il rigido asfalto sensualmente e a stento riesco a intravederne i piedi nudi. Guardo anche gli altri uomini attorno a me. Quelli che dal vetro della mia finestra sembravano solo creature indescrivibili, ora innanzi ai miei occhi sono gli esseri più affascinanti che abbia mai visto. Uno di loro fuma perfino una sigaretta appoggiato al lampione. Sono di nuovo cinque. Quello più lontano dovrebbe avere circa 25 anni e mi sta osservando senza muoversi. L'altro accanto a lui ha l'aria concentrata nel suo cappotto di camoscio e lungo il fianco accarezza la canna di un fucile appoggiato precariamente a terra. L'ultimo rimane inginocchiato in disparte ed ha una strana pettinatura che lo rende simile ad un gallo. È accanto ad un omino bassissimo e grasso. La donna è meno statica perché ondeggia come il vento, ma sembra assente, l'unica che non guarda nella mia direzione. Sembra che non si sia nemmeno accorta della mia presenza, a contrario del vecchio più vicino a me che mi fa un cenno con la mano come per avvicinarmi. Io muovo un passo, ma mi blocco subito. Lei ad un tratto sembra triste. Vorrei sapere perché quella tristezza, vorrei allontanarla dai suoi occhi dolci, gentili, che non guardano me, guardano oltre il mio corpo, si perdono in un punto indefinito oltre la mia figura, quasi fossi fatto d'acqua. Perché sei triste, bella fanciulla? Vorrei baciarla, ma immagino quelle labbra abbiano un sapore antico, vecchio, vecchissimo, più vecchio di me. E gli altri? Che cosa fanno gli altri? Mi guardano e poi perché lo fanno? Perché non riesco a smettere di pensare, pensare così veloce? L'uomo con il fucile mi invita a rientrare in casa con un cenno della mano, come se non ci fosse più nulla da guardare per me. Ma guardare è l'unica cosa che posso fare. Lui non capisce. Non capisce che per quelli nella mia condizione, guardare fuori è tutto. Andare fuori è tutto. E protendo un braccio, l'unica parte di me che può avvicinarsi a quel mondo proibito. Il dottor Mays quella mattina camminava a testa bassa, immerso nei suoi pensieri, estremamente cervellotici e sconcertanti, domandandosi come fosse stato possibile. Non se ne capacitava proprio. Ma lei è sicura di averlo visto? Certo, le aveva detto l'infermiera del turno di notte, perché crede dovrei mentirle. L'uomo si era grattato la testa pensieroso. Non intendevo questo, è solo che non mi capacito di come abbia potuto liberarsi della camicia di forza, ma soprattutto di come abbia fatto a svegliarsi dopo tutti i sedativi che gli erano stati somministrati. Non avrebbe dovuto dare problemi di nessun tipo. L'infermiera aveva sorriso bonariamente. Beh, non è importante, dottore. In fin dei conti il paziente non ha creato nessun problema grave. Oh, certo, poteva andare peggio. La donna sorrise. Eh già, dottore. Poi l'uomo si congedò, salutando la paffuta signora con una stretta di mano, e lei continuò a percorrere il corridoio dell'ospedale psichiatrico con il suo carrello di medicinali bene impugnato nelle due mani, come se nulla fosse. Quella sera avrebbe raccontato ai suoi figli di un uomo, completamente fuori dalla realtà, che nonostante fosse sedato fino al midollo, quella notte era riuscito a liberarsi dalla camicia di forza e a sporgere un braccio oltre la piccola grata della sua stanza, ermeticamente sigillata. Avrebbe raccontato di come l'avessero trovato il giorno dopo con un braccio rapace, stressato dal sonno, nel tentativo di toccare una realtà proiettata nel corridoio dell'ospedale che non sarebbe mai stata davvero tangibile, forse troppo folle per essere compresa perfino da se stesso. Un fumatore, una vecchia stufa che sbuffava. Un giovane impassibile, il busto di un antico luminare in psichiatria. Un uomo spettinato, una volgare pianta da interni. Un grassone, un otre decorativo, e infine una donna, un camice su un appendiabiti.